Presentato in provincia il progetto Botteghe di Mestiere dell'Innovazione. Il piano si propone di contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità e di occupazione dei giovani attraverso l'integrazione di politiche per il lavoro, per la formazione e per la crescita delle imprese, sostenendo processi di sviluppo locale. Obiettivo dell'avviso di Italia Lavoro è promuovere l'attivazione di percorsi di tirocinio, di inserimento da un minimo di 7 tirocinanti a un massimo di 10. I tirocini, la cui durate di 6 mesi, si concluderanno entro il 31 marzo 2017 con un'indennità di partecipazione erogata da Italia Lavoro pari a 500 euro. Soggetto promotore dell'iniziativa in Irpinia è l'ente provincia di Avellino attraverso la rete dei centri per l'impiego. Questa è un'occasione per le imprese e anche per i giovani, per avvicinarsi a un mondo dell'artigianato che è secondo me il settore del futuro. Sicuramente le imprese artigiane possono ospitare dei giovani e questo rapporto può andare ben al di là del tirocinio delle botteghe dei mestieri e dell'innovazione. L'importante è far incrociare quelle che sono le disponibilità, le esigenze delle aziende con quella che è la disponibilità dei giovani. La provincia avrà un ruolo importante, preponderante in questo progetto, in quanto il centro promotore del progetto in questione sarà proprio il centro per l'impiego della provincia, per cui noi speriamo sia effettivamente un progetto che dia buoni frutti, buoni risultati, anche perché la sua peculiarità è data dal fatto che c'è appunto questo trade union tra appunto botteghe e innovazioni. Già il nome del progetto ci dice tutto. Che cosa significa? Si vogliono andare a rivitalizzare antichi mestieri, mestieri che ormai i giovani non conoscono più, però diciamo implementati da quelli che appunto che sono i mezzi tecnologici, insomma, a disposizione dei giovani stessi. Per cui insomma speriamo che vada in porto, che dia appunto i suoi risultati e che possa costituire un volano per quello che è il futuro di questa provincia, perché noi sappiamo benissimo che i ragazzi oggi, pur frequentando istituti professionali, istituti tecnici che dovrebbero insomma trasferire loro delle abilità, spesso ciò non succede perché appunto dopo il diploma si ritrovano a saper fare poco, per cui è importante il contatto anche con le aziende.